al rappresentante del governo in sede di replica che alla pagina 469 del fascicolo del DEF si trova un accenno alla necessità di interventi di razionalizzazione di natura previdenziale nell'ambito delle norme di contrasto alla povertà e sul welfare, che credo anche sulla base della discussione che si è sviluppata negli ultimi giorni possa essere considerato come un mero errore materiale, ma su cui ritengo opportuno che venga detta una parola e fatta una considerazione, perché noi lo consideriamo tale. La ringrazio. Allora, io invito adesso il rappresentante del governo ad esprimere il parere sulla risoluzione riferita alla relazione presentata ai sensi dell'articolo 6,5 della legge 243 del 2012, nonché a dichiarare quale risoluzione intende accettare con riferimento al documento di economia e finanza e a rispondere alla questione sottoposta dal relatore. Oltre che a fare chiaramente la replica. Grazie Presidente. Ma innanzitutto alcune brevi considerazioni sul dibattito. Il documento di economia e finanza affronta con realismo, ma non con remissività, la situazione economica del Paese. Sta in questo equilibrio tra una capacità di guardare alla situazione reale, alle difficoltà che ci sono e che è dimostrata dalla scelta che abbiamo fatto trasparente di ridimensionare alcuni dati di previsione, il che mette subito in mora la critica sull'atteggiamento demagogico da parte del governo. Nessun demagogo avrebbe fatto un'operazione di ridimensionamento delle previsioni, lo facciamo per chiarezza impostativa, ma contemporaneamente questo realismo non ci offusca sulla determinazione, la volontà e la necessità di continuare in maniera tenace a un rilancio della situazione economica. Che la situazione sia complicata è ben evidenziato da un contesto di quadro particolare. Noi siamo nella situazione nella quale l'Italia cresce pur in presenza di un contesto internazionale complicato. Ora, le ragioni di questa complicazione internazionale sono state ben evidenziate dalla relazione dell'onorevole Parrini, da altri interventi, ma sostanzialmente sono riconducibili all'incertezza del quadro geopolitico. Le ultime vicende terroristiche hanno avuto impatto sulla situazione anche di attesa economica, ma anche le norme positive, la situazione positiva, come il basso prezzo delle materie prime e gli interventi positivi che sottolineiamo, e bene ha fatto chi lo ha ricordato, della BCE, hanno però l'effetto di una stagnazione dell'inflazione. Quindi il quadro contraddittorio è evidente. In questo quadro il nostro Paese cresce. Ora va evidenziato che dopo lunghi anni di recessione la crescita è un processo. Non è un atto singolo, non è un momento magico, è un processo di scelte che noi stiamo facendo, è un processo di riforme che stiamo facendo. Ed è questo processo che va misurato. Vanno misurate le tendenze, le verifiche delle tendenze. E i dati da questo punto di vista sono chiari, sono incontrovertibili. Innanzitutto il PIL, pur ridimensionato, ha un segno positivo di quest'anno superiore a quello già positivo dello scorso anno. L'inversione di tendenza è da questo punto di vista assicurata e misurabile. In secondo luogo, abbiamo un riferimento alla pressione fiscale. Basti citare, come è stato detto, l'intervento sulle clausole di salvaguardia, di cui alla fin fine si è parlato anche troppo poco, e la riconferma che noi facciamo di sterilizzare anche le prossime per dimostrare come l'intervento sulla pressione fiscale è esplicito. Ma ancora la questione del debito. Stiamo sicuramente in atto un processo lento, di riduzione del debito, ma che è costante. Ora, anche questo elemento va tenuto presente, compreso quello assolutamente importante dell'indebitamento. L'indebitamento si riduce e siamo ben sotto, largamente sotto, il punto di equilibrio che l'Europa ci chiede, che è quello del 3%. Questo
Questo contesto ci consente di tenere alta la nostra discussione con l'Europa, ci consente di chiedere sì la flessibilità di cui abbiamo bisogno e che riteniamo necessaria per gli ulteriori elementi di crescita, perché siamo in regola con il quadro di riferimento generale, abbiamo messo a disposizione un quadro di riforme e anzi siamo noi che consideriamo in maniera critica l'intera politica europea, perché chiediamo che sia più solidale e, per dirla col termine più proprio, addirittura più comunitaria. In questo senso devo dire che appaiono alcune critiche, come quelle che abbiamo sentito in queste ore da alcuni autorevoli esponenti della finanza europea, in particolare tedesca, come critiche fuori contesto. Ed è singolare che alcune di queste critiche assomiglino molto a quelle che abbiamo sentito questa mattina dalle opposizioni. In sostanza le opposizioni fanno due osservazioni. Ci dicono che siamo stati troppo ottimisti e ci dicono che non dovremmo tutto sommato ricorrere alle regole europee sulla flessibilità. Francamente è difficile pensare a una politica espansiva con un'impostazione di questo tipo. Invece noi stiamo continuando su una politica di crescita che è basata su investimenti e consumi. Non c'è una scelta tra queste due a favore dell'uno a favore dell'altro. È sbagliato, come è stato fatto oggi, metterle in contrapposizione. Noi dobbiamo perseguire entrambi questi punti fermi della politica di espansione. Ecco, in sostanza, quello che noi dobbiamo fare, per non farla lunga, Presidente, mi sembrava questo il punto su cui insistere nel chiarimento di replica, è quello di continuare con serietà, con determinazione, a misurare il quadro di riferimento che sta migliorando e insistere ad implementarlo. In quest'ottica credo che allora noi possiamo proseguire con le politiche che stiamo facendo e intensificandole ulteriormente. Gli anni passano e si vede il costante miglioramento e ogni anno è un passo ulteriore verso questa direzione. Accolgo le osservazioni che ha fatto il relatore Parrini in questo ultimo scorcio e devo dire che già state fatte precisazioni, le ha fatte il governo nella sua interezza, le ha fatte il ministro del lavoro Poletti e credo che possiamo tranquillamente considerare del tutto precise le osservazioni che lei ha fatto a proposito della pagina 469. Presidente, per quanto riguarda le risoluzioni, do parere favorevole alla risoluzione 600236 e accolgo la risoluzione 600244 a firma Marchi, Tancredi ed altri. La ringrazio onorevole Baretta. A questo punto, prima di sospendere la seduta, salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Tecnico Commerciale Germano Sommeller di Torino che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Sospendo a questo punto la seduta, che riprenderà al termine della riunione della conferenza dei presidenti di gruppo convocata per le ore 14:15 per lo svolgimento di dichiarazioni di voto e le votazioni sulle risoluzioni presentate per l'esame dei successivi argomenti scritti all'ordine del giorno. La seduta è sospesa.